Ciao a tutti amici e bentrovati, io sono Smith Terry ed eccoci qui per un episodio di Assassin's Creed Valhalla. Nello scorso episodio siamo colpito questa città portuale sotto il ruolo di Chiotte per dare un messaggio, per dire, per preparare, diciamo, Chiotte al prossimo attacco nostro, sì che potremmo eliminarlo. E abbiamo scoperto che il padre di Sigurd, ma anche il nostro padre, diciamo, adottivo, il re, aveva fatto un'alleanza con il re Harald del Nord, così da poter avere un forte alleato per poter spiare Chiotte. Diciamo che il re non è proprio un codardo, ma uno che vuole provarsi bene. Però lascia a noi tutto il da farsi, il comando delle siderazie e delle navi, perché insomma è un fatto d'onore. Cosa vuole il re non si capisce, se vuole essere il suo intento, se fosse veramente è sincero nei suoi modi di fare. E anche Bassan, l'invento assassino, cosa lui voglia? È un po' dubbioso, anche che ci guarda a volte un po' male, ci guarda. Vabbè, lasciamo stare questo, concentrarci sulla storia. Capitolo 3, nessun volere, pronti a uccidere Chiotte. E quindi avere vendetta finalmente per il nostro padre. Su questo ragazzi, bando alle ciance, e chiaro inizio. Let's go! Eivor, ti sei perso il primo atto. L'avamposto di Chiotve si è già sciolto come neve al sole. È da qui che lanceremo l'attacco. Proprio così. E siamo pronti a combattere. Le forze di Re Harald sono ai loro posti. Puoi dare l'ordine. Lo farò, ma prima di colpire ho una richiesta. Parla dunque. Che Eivor possa lanciare una sfida a Chiotve alle porte della fortezza. Un duello fino alla morte. È questo che vuoi? Chiotve ha strappato onore e dignità a mio padre. Riavrò tutto. Quando in palio c'è l'onore, nessuno deve interferire. E se Chiotve morirà prima che la battaglia inizi, tanto meglio per noi. Oggi la mia lama si tramuterà nelle forbici di Skurd e reciderà il filo che segna il fato di Chiotve. Ben detto, mio tagliente guerriero poeta. Che il tuo auspicio diventi una saga. Eivor, una parola! Basim, Hitam. Questa faida non vi riguarda, eppure volete combattere. Lo trovo strano. Lo trovi strano perché ti sbagli. Il nostro clan, gli Occulti, ha combattuto contro l'ordine di Chiotve per secoli. Siete venuti da Miklagard per uccidere Chiotve? È così. O meglio, siamo venuti perché fosse Hitam a ucciderlo. Il mio apprendista ha studiato il bersaglio per molti mesi. La reputazione di Chiotve giunge così lontano. Non solo la sua reputazione, ma anche l'ordine di cui fa parte. È una sorta di nostro clan rivale. Hitam, non intendo disonorare né te né gli Occulti. Ma Chiotve è mio. Ne va dell'onore della mia famiglia. Lo comprendo. Ciò che importa è che Chiotve muoia oggi. Su questo siamo d'accordo. Sigurd il Khan! Viaggeri intorno alle mie mura come un ladro nella notte. Affrontami ora! Sarò io a farlo, Chiotve. Sigurd è qui per vedermi nutrire il mio corpo con le tue viscere. Guardatela!
Eivor Morso di Lupo ricompare in cerca della sua vendetta. Questa è l'onta di mia madre. Oggi riprenderò il suo onore perduto. Proclamo un Holmgang! Qui! Contro quel traditore! Ti farò implorare come fece tuo padre, Morso di Lupo. E gemerai come fece tua madre. Hai distrutto la mia vita! Io avrò la tua! Sei debole, come lo era tuo padre. Alzati, Eivor. Oggi non sei destinato a morire. Perché ti rifiuti di morire? Non siamo soli, Chiotve! Il padre di tutti osserva! Mia lama berrà il tuo sangue! La tua carne sazierà i miei lupi! Alzati, Eivor. E risvegliati. Odino. Che cosa vuoi da me? Hai avuto il tuo premio, Morso di Lupo. La gloria di potermi uccidere. Per questo. Quel codardo di tuo padre e il suo vano sacrificio. Guarda, il prezzo della guerra, Morso di Lupo. La messe di 3 generazioni straziate, in cui nomi sono stati dimenticati. È tutto per niente. No! Il mio clan sarà ricordato! Ho combattuto così, con tanta violenza, per sopravvivere, perché io so che cosa ci attende. Solo l'oscurità.
Randa il Corvo! State pronti a morire! Fatevi avanti, se volete! Verso un destino già segnato! Tuo padre è morto, Gorm! Il suo debito è saldato! Apri le porte e ti risparmieremo! Zitto e crepa, morso di lupo! Arcieri, puntate! Corvi! Nessuna pietà! Arcieri! Scoccate! Beh, sembra che Odino sia davvero con noi. Sto avete visto mai in questa stazione si era una faccia che non mi sono accorto di aver messo la camera attiva. E anche visto il cellulare, perché il cellulare caricato che era 10%, mi serviva, e il computer nemico mono per, diciamo, poter caricare in qualche modo, perché ho perdono, però che non è andato. Poi ho visto che Odino sia forse la nostra parte, perché insomma c'era anche tutta la stessa lancia, non avevo un tempo importante che prendo il nome. E sembra che lui è cosa da noi, da capire, mentre poi suo nome c'è stato un oggetto, uno stemma. Ecco, di ecco, non è vero. Poi volevo così di capire cosa voglia da noi Odino. Magari gli occulti saranno dei di più. Insomma, noi di mister ne siamo molto esperti. Ok, siamo a 42 metri, cosa stanno arrivando. Dai, questo ci muove tutti. Ma dove vuoi? Portato di morte, ma chi sei? Portato di morte. Vedo 40 cose. Volevi. Ho un po' rosso anche da usare. Colpo sordente, perfetto, taglia, che magari andiamo a morire pure. Bellissimo! E uno è morto, mi sa. Che basta, apriamo anche questa porta, dobbiamo scavalcare mura. Qui non ci sono scale, come si fa? Ma che vuoi tu? Ma che volete voi, ragazzi? Morite, è bello, la manciata di la strada quando si può fare anche nei combattimenti. E neanche molto l'età direi. Bella, bella, mi piace. Allora, dobbiamo un po' a scavalcare e aprire le porte per i nostri compagni. Salve. Mi attacca, signore. Ma con quale. Con quale foga? Mi scusi. Solamente al. No. Attacco di lui. Solamente anche la nostra fatica. Ok. Ultimo attacco, non maledetti. Apri, 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 apri. Apri Eivor, veloce Eivor! Apri, meglio scompare così per magia. Eivor è fomentatissimo, ragazzi. Come morite, va. Devi morire! Come vuoi, esatto. Un attacco su un aspetto. No, ma perché non si para? Perché non c'è lo scudo, però pensavo che parava. Posso fare il tempo migliore per attaccare e difendermi. Sono nemici, penso. È la tua fine! Insieme, chiaro? Superate il muro e abbattete le porte! La tua cieca sete di vendetta ti ha reso prevedibile! Sei solo un'ombra di tuo padre, Gorm! Debole e stolta! E presto tu non sarai altro che cenere nel vento! Gorm il codardo fugge. Oggi suo padre muore due volte. Bene, sembra la missione sia stata a buon fine. Ora possiamo andare solo con Sigur, però nessuno crudele. Chissà cosa ci aspetterà la missione.
Abbiamo vinto! Lascialo andare! Eivor, il fuoco della battaglia ancora mi avvolge. Gli scaldi canteranno di noi. Abbiamo vinto, ma Gorm è fuggito. Verso nord, nelle terre di Re Harald. Che quel marmocchio scornato fugga. Suo padre è morto, il suo clan distrutto. Siamo i signori di Righia Filche. Un cucciolo sdentato può sempre farsi grande e feroce. Calma, Eivor. Ascoltami. Hai riconquistato il tuo onore. È una notte di vittoria. E domani la celebreremo. Hai ragione, fratello. Hai sempre ragione. Guthorm! Porta notizia della vittoria a tuo nipote, il re. Ho già provveduto, Sigurd. Ne sarà più che felice. E ti assicurerà un posto d'onore all'Alting di Alrekstad. Digli che ci saremo. Ancora ansimanti, ma coperti di gloria. Continua a stare tra i re e presto avrai una corona tutta tua. Solo se il fato vorrà così. Rimani qui e raccogli il tuo bottino. Io porterò notizie a mio padre prima che parta per l'Alting di Harald. Lo so, Sinin. Non è finita. Ok ragazzi, questa è finita. Non so quando sia passato, perché un momento ho avuto un crash del gioco. Non so che se è colpa del gioco o se è colpa del stream. Non ho capito bene, che mi si è chiuso il gioco e mi è apparso un problema su Streamlabs. Non so perché. Comunque, ripeto, la fiera di Godino è molto misteriosa e il capire cosa vogliono noi penso sia anche più importante. Vediamo un po' cosa è nell'inventario. Vediamo il grande corvo, che certo non mi piace. No, io non penso niente. Già la prima berserk che non mi piace tanto, più di tanto. Qua abbiamo, ecco, medaglione dell'Ordine degli Antichi. Chi porta questo medaglione è fedele all'Ordine degli Antichi. C'è una decorazione di rilievo di Yggdrasil, il mitico albero che collega i nuovi mondi. Dovrei portarlo a Item allo studio degli occulti nel mio insediamento. E infatti, perché, ripeto, gli occulti sono i nemici. Diciamo, noi occulti, gli antichi sono i nostri nemici, i nemici degli occulti, gli assassini, insomma. Sono quello che sono un dei proto templari, dice, in qualche modo. Allora, giungi Alrekstad. Alrekstad, giovane re Haldad convoca i clan della Norvegia all'Hasting di Alrekstad. Va bene, quindi questi cosa non ci porterebbe questa missione. Molto distante. Io devo prima andare al nostro rifugio e dare poi... Dov'è? Il nostro rifugio è molto più a sud a quanto pare. Ma c'è il viaggio rapido qui? Dimmi che c'è un viaggio rapido. No, non c'è viaggio rapido. Non so sento che fare. Se andare qui prima di volgersi principale o dare il medaglione. In teoria penso che il medaglione posso anche aspettare, visto che non mi dà come missione. Però diciamo che con questo episodio sono quello che è qui. Cioè, in questa parte sono quello di questo episodio. E così puoi fare questa parte, che ancora non riesco la mappa com'è. Non si può allontanare un poco. Oh, insomma, questo è il massimo. Sembrerebbe. Oh, siamo in Norvegia. Però non si esce la forma di dove siamo. Se siamo nella punta Norvegia. Penso che siamo più a nord. Magari qui. Mare del Nord. Ecco, il mare del Nord. Questo è Norvegia. Norvegia. Boh. Forse questi qua la Danimarca. No? Non penso che qui da Merca non è quella cosa. Cioè, non ci sta. Forse questa è la punta Norvegia. Questa dovrebbe essere la Svezia, almeno credo. E qua siamo delle coste della Norvegia che è diversa. Ma con questo quello qui, questo episodio, ragazzi. Quindi vi invito a lasciare un like, a commentare e a dire la vostra. Se non avete fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina se c'è notifiche dei video che usciranno. E vi ricordo anche se mi su Twitch, dove fare live, e su vari social come Twitter, Instagram, Facebook, così per sapere di più sul mio lavoro. E tra questo, ragazzi, al prossimo episodio, da prossimi Terry, passo e chiudo.